L'elemento qualificante del libro è dato dalla edizione di un testo agiografico della metà del IX secolo che narra della traslazione delle reliquie di San Cennaro da Napoli a Benevento nell'831 ad opera del principe Sicone. L'edizione è corredata da una traduzione italiana e anche da un insieme di note esplicative, note storiche, note geografiche e filologiche. Chiaramente la comprensione del testo esige anche una serie di premesse e le premesse sono nella prima parte, dove viene tracciato un profilo della storia della Chiesa beneventana e poi uno studio specifico dedicato al testo, l'autore, la data di composizione, il contenuto e anche il linguaggio, la lingua latina e quindi un commento di tutto il testo.